Eccoci qua. Ciao Eccoci qua, vediamo se Jennifer entra. Ciao. Ciao Jennifer, aspettiamo la direttrice. Piacere di vederti intanto. Esatto, finora ci siamo sentiti solo come due voci distanti. Abbiamo, ecco, dovrebbe arrivare a secondi anche Ilaria. Ecco Eccoci. Ilaria, con un'inquadratura Ciao. postmoderna. No. Inquadratura oserei dire tarantiniana, Addirittura. addirittura tarantiniana. Allora, la prima diretta autogestita, abbiamo preso possesso della casa editrice People. Dateci tutte le tazze del Poiana e nessuno si farà male. Un elicottero sul tetto. A parte gli scherzi, prima diretta che facciamo noi tre, prima diretta con Jennifer, che è l'ultimo prestigioso acquisto della nostra famiglia, della nostra rivista. E quindi, come prima cosa, anche se ne abbiamo già parlato nelle settimane scorse, nelle settimane precedenti l'uscita dell'ultimo numero, ti chiederei se hai voglia, Jennifer, di presentarti un po'. Hai anche un libro in uscita. Noi non siamo timidi anche rispetto ai libri degli altri, quindi se vuoi parlarcene, poi magari parliamo del meraviglioso ultimo numero di Ossigeno. Sì, allora io sono Jennifer Guerra, sono una giornalista e una scrittrice, mi occupo principalmente di femminismo e tematiche di genere, ma non solo, diciamo però questo è il mio zoccolo duro nei miei articoli, ma anche nei miei libri. Ne ho scritti due, uno è Il corpo elettrico, che è uscito lo scorso anno, che ha compiuto giusto l'altro ieri un anno di vita per Edizioni Clon, e invece il mio più recente è uscito il 31 marzo per Bompiani e si intitola Il Capitale Amoroso, e è un libro sull'amore, trattato però da un punto di vista culturale e anche dal punto di vista di genere, perché anche se non è un libro che all'apparenza tratta di femminismo, chiaramente, essendo questo il mio principale interesse, in realtà c'è molto femminismo dentro, tanto che scherziamo sempre sul fatto che l'ho scritto apposta per convincere quelli che non sanno niente di femminismo a scoprirlo, però sotto mentite spoglie. Ecco, tra l'altro una cosa interessante del tuo approccio è che poi si applica a contesti anche, voglio dire, inattesi. Giusto qualche giorno fa hai pubblicato un articolo molto interessante per la concorrenza, ma anche in questo caso possiamo citarlo, in cui raccontavi un po' il caso di tre cattive ragazze degli anni 90, Britney Spears, Lindsay Lohan e comunque Paris Sette Hilton. Nani, esatto, Paris Hilton, che sono, insomma, sono state tre icone pop o comunque tre simboli di un certo tipo di cultura appunto dell'epoca, e sono state poi oggetto di strumentalizzazioni, sessismo, macismo. Poi nel caso di Britney Spears è anche uscito di recente un documentario che raccontava la sua storia, è abbastanza impressionante. Quindi insomma ti applichi, insomma, diciamo non è un approccio solo scientifico, ma si dipana anche su tematiche molto contemporanee, oserei dire. Sì, senz'altro, anche perché poi per me personalmente il femminismo è una lente per leggere la realtà, per cui poi io credo che la questione di genere sia determinante per moltissimi aspetti della vita, della cultura, della politica, della società. Quindi diciamo qualsiasi cosa può essere letta attraverso questa lente e accorgersi che esistono trattamenti diversi, disparità, disuguaglianze e anche tante cose, diciamo, che si connotano positivamente, non sempre necessariamente in negativo. Quindi
Questo è un po' l'approccio che uso e che ho usato anche, ad esempio, nel mio ultimo libro in cui parlo di amore, però non posso non farlo anche attraverso una prospettiva di genere. Certo, tra l'altro poi viene sempre tirato in ballo nel modo peggiore, nel momento più sbagliato, quando ci sono le notizie di cronaca, l'amore, no? Questo Esatto. sentimento in modo romantico, ma non romantico in senso proprio letterario, l'amore romantico che studiamo a scuola, che poi diventa fatto di cronaca. Non per mettere il carro davanti ai buoi, ma il prossimo numero sarà un numero dedicato alle tematiche del lavoro, perché siamo rimaste tutti molto colpiti dal dibattito delirante di queste ultime settimane sul personale che non si trova, su questi ragazzi che, pensate, vogliono sapere quanto saranno pagati, vogliono sapere quante ore dovranno lavorare al giorno, vogliono sapere se avranno dei giorni off, insomma, cose dell'altro mondo. Non cito il Barilla Junior perché sapete tutti, l'avete visto comparire in 100 meme in questi ultimi giorni, ma insomma è un argomento, il prossimo numero uscirà a fine agosto e quindi quando tutti, insomma, Dio piacendo, saremo già un po' con la testa di nuovo in ufficio e quindi ci sarà appunto il ritorno al lavoro, poi con tutte le complicazioni del caso, speriamo che la questione pandemica sia sotto controllo e anche in questo caso, come facciamo sempre, lo approfondiremo da molti punti di vista. Tu Jennifer credo stia già lavorando a un articolo che ovviamente riguarda la questione di genere, perché poi la questione di genere e la questione del lavoro sono intrecciatissime. In Sì. Italia poi c'è un problema sulla parità salariale, sull'accesso alle posizioni di potere, insomma, ce n'è da dire. Sì, ci sono tantissimi aspetti che appunto riguardano tutta la scala, se vogliamo, da il mero accesso al lavoro, che al momento è un problema enorme. Per quanto riguarda l'Italia, noi abbiamo il più basso tasso di occupazione femminile in Europa. Cioè, metà delle donne, più della metà, il 51% delle donne in Italia non lavora, e questo vuol dire che della metà della popolazione italiana non lavora. E poi, ovviamente, questo problema di accesso, che ha delle cause strutturali complesse, sia appunto dal punto di vista culturale, quindi ancora dei pregiudizi secondo cui la donna non può fare certi lavori, non è portata per studiare certe materie e cose di questo genere. Ovviamente si aggiungono anche problemi molto concreti poi nella famosa conciliazione tra la vita privata e la vita lavorativa, che poi ovviamente si riflettono anche nei livelli più alti, per cui arriviamo anche alla difficoltà di arrivare a posizioni apicali o comunque di prestigio, di potere. Anche qui questa cosa è influenzata sia dal punto di vista culturale, per cui la donna non è adatta a fare da leader, insomma, a prendere decisioni, ma anche questioni molto più pratiche, che ad esempio, cioè, una maternità può rovinare la carriera di una donna, quando questo non accade per tutti gli uomini che hanno lavori prestigiosissimi e hanno una famiglia, insomma. È una storia un po' antica questa, mi ricordo uno dei primi pezzi che ho scritto era sul tempo per i padri della Chiesa che ci metteva l'anima a scendere nel corpo degli uomini e delle donne, e nelle donne ci metteva molto più tempo, ci metteva 90 giorni perché erano un po' più stupide. E quindi è, diciamo, culturalmente una battaglia enorme da combattere, se pensate. Veramente, vabbè, da medievista dico, se pensate alla fine che hanno fatto le streghe, che poi fondamentalmente erano delle, no, erbarie, antiche donne medico che furono invece, no, impedite all'accesso alle università, impedite al loro lavoro per una supposta poi minoranza mentale sempre, non solo, diciamo, umana, diciamo. E questo purtroppo nel nostro mondo occidentale, nello specifico in Italia, è abbastanza difficile da superare culturalmente. Non ci scordiamo che siamo il paese che ospita il Vaticano, insomma, la religione cattolica ha il suo peso inesorabile su ciò. C'è un passaggio del racconto dell'Ancella, che è una passione che abbiamo in comune io e la direttrice. Non so se anche tu, Jennifer, conosci il romanzo sicuramente, ma se segui la serie, insomma, che è appena ripresa. Un passaggio del romanzo in cui uno dei comandanti di questo stato integralista, dispotico,
dice rispetto alle donne quando cominciano a ideare questa organizzazione in cui le donne non avranno diritti, dice: abbiamo permesso che imparassero a leggere e scrivere, è un errore che non faremo più. Esatto. E siccome tutto il racconto dell'Ancella è in realtà basato, la serie poi ovviamente andando avanti si sta un po' distaccando, ma tutto il racconto dell'Ancella in realtà inserisce elementi di cose che sono successe alle donne, sono state imposte alle donne, che sono davvero successi nel corso della storia, li concentra tutti in un unico contesto sociale, quindi è una cosa vera, non è un'invenzione letteraria. È impressionante perché, diciamo, il delirio Gilead, cioè questo mondo in cui appunto se una donna leggeva le venivano amputate le mani, la lingua, la bocca, sono in realtà tutte cose che, ma già nell'alto medioevo, ma nel basso, nell'inizio dell'Inquisizione, sono state perpetrate sulla base di una supposta, uno, loro sono la porta del diavolo, no? In qualche modo noi siamo coloro che permettono al demonio di entrare nel mondo, e questa cosa qui è potentissima, eh? Non c'è verso di, diciamo, in qualche modo di scardinarla culturalmente. Jennifer lo saprà benissimo, guardate tutti i casi di violenza sessuale che vengono veramente analizzati sui media o sul mainstream, è terrificante, no? Come vengono trattate le giovani ragazze che si permettono di dire o che hanno il coraggio di dire e denunciare violenze sessuali, è ancora così, sono ancora loro le colpevoli, sono loro che sono andate, sono loro che non hanno, ed è veramente una battaglia culturale complicatissima, complessissima, che ha a che vedere con una parità di identità che deve essere riconosciuta alla donna, ma anche una parità di possibilità di realizzazione che deve essere, diciamo, permessa alle donne. Per questo sono molto contenta dell'ingresso di Jennifer Guerra, perché penso sia, oltre all'ambiente, il tema secondo me principale dei nostri tempi. E cioè, se non si realizzano, è fatta. Infatti, anche perché alcune cose sono successe, ricordiamo sempre, possono succedere ancora. Ma approfitto del gancio che mi hai dato per parlare, quindi per venire a noi. Quarto numero di Ossigeno è nelle librerie, lo stanno ricevendo quelli che l'hanno ordinato nei giorni del preordine, e vi ringraziamo quando postate vostre foto mentre state leggendo, quando vi arriva il pacchetto di People, in genere con un piccolo omaggio, insomma ci fa molto piacere, lo riprendiamo sempre con grande piacere. Previsioni del tempo, l'editoriale tuo, Ilaria, sintetizza come sempre, del resto, mirabilmente un po' quello che voleva essere lo spirito del numero, ovvero, come vedete nella copertina disegnata da Stefano Catone, c'è una terra divisa a metà, no? E in realtà avevamo anche una copertina più pessimista, ma alla fine abbiamo scelto questa. Questa è una copertina, se non ottimista, quantomeno possibilista, perché insomma siamo di fronte a due possibili esiti. Uno in cui in qualche modo facciamo valere le soluzioni che ci sono, quindi cerchiamo di salvarci, non si tratta solo di salvare il pianeta, perché poi il pianeta in qualche modo andrà avanti senza di noi, ma noi non ci saremo, come cantavano i Nomadi, oppure le cose andranno avanti come sono andate avanti finora, e in non moltissimo tempo insomma ci sarà la catastrofe. Quindi ci sono dati, ci sono riflessioni, ci sono analisi. Noi domani sera avremo una diretta con Stella Levantesi, che è un'autrice fissa della nostra rivista, è una giornalista specializzata in questioni ambientali, che tratta sempre per noi, a prescindere dal tema del numero, tratta sempre il risvolto legato all'ambiente, perché l'ambiente è un contenitore che tiene dentro tutto, quindi nei numeri scorsi si è occupata della pandemia, si è occupata delle migrazioni, si è occupata delle grandi concentrazioni di capitale, perché c'è sempre un risvolto che ha a che fare con l'ambiente. Ma questo era il suo numero, e quindi ci parla di negazionismo, su cui ha scritto appena adesso un libro molto bello, e non solo. E però ci sono anche un po' di suggestioni, di soluzioni, di idee, di cose che si possono fare, come dire, per scavallare, per andare verso una soluzione del problema. Ilaria, vuoi illustrarci qualche, a partire proprio dal tuo
editoriale dal pessimismo, adesso non so se probabilmente si vede capovolto, sì, ma facciamo finta di niente, dal pessimismo alla creatività. Poi è arrivata anche una domanda, nel frattempo, ma risponderemo alla fine, non so se Jennifer la visualizza, visto che è un pezzo che abbiamo cofirmato. Ilaria, dicevamo il numero. Sì, volevo dire che oggi rileggendo, preparandomi per la diretta, ho trovato il mio editoriale quasi insufficiente perché il numero è più bello di quello che avevo letto, rileggendolo. Ci sono alcune punte magnifiche, c'è l'intervista a Magnusson che credo sia una delle più belle che io abbia mai letto nella mia vita, perché c'è il tema, c'è questa storia del necrologio per la morte del primo ghiacciaio e c'è il tema del linguaggio, della ricerca del giusto linguaggio che è il filo conduttore di tutto il numero, cioè come comunicare con quali parole o trovare le parole giuste i temi dell'ambiente che altrimenti rimangono nell'altro secolo, nell'altro mondo, nell'altro posto, no? E quindi c'è, ed è impressionante, dalla finanza all'ambiente, al cibo, alla divulgazione, c'è il problema di trovare il linguaggio giusto, le parole giuste. E così tutto il numero è al di là dell'immaginazione, come dite voi, è Sotegai, non so come si Sotegai in giapponese, però è davvero, davvero un numero interessante che va da, appunto, dalla Levantesi e da, vabbè, dalla questione del negazionismo e quindi della negazione, a invece appunto a Magnusson, le parole giuste, a Pio d'Emilia. Io l'ho trovata molto interessante la vostra intervista, intanto per la distinzione tra nucleare pubblico e nucleare privato, sulla questione del Giappone, su come lui sia fiducioso del fatto che in realtà la motivazione che non sia carbone il nucleare non è sufficiente e non tornerà il nucleare, benché invece Bonaccorsi dica che Macron continua a insistere su un ipotetico nucleare pulito, no? Quindi affronta tematiche, secondo me, quello che mi piacerebbe sapere anche cosa ne pensa Jennifer, cioè quello che mi stupisce di Ossigeno è che si prende il tempo di spiegare bene le cose, e quindi in qualche modo insegna cose che io non sapevo o sapevo in parte, e questo secondo me è una grande sorpresa per una rivista, cioè io ho fatto riviste per anni e anni e non c'era mai il tempo di permettersi di affrontare da più lati per andare a fondo di alcune questioni, e quindi la trovo veramente interessante. Fartade è stupendo, c'è un'intervista a Fartade in cui lui addirittura dice che bisogna usare l'arte per trovare il linguaggio giusto, perché deve essere un discorso empatico che avvicina le persone, che non gli parla ovviamente di morte o di fine, ma di come affrontare, no, le cose in modo diverso. E questo lo dicono tutti, lo dice anche il Green New Deal, cioè siamo una generazione che ha un compito. In realtà in questi tre schermetti siamo già due generazioni che hanno un compito molto importante, e non è per forza negativo, cioè, no, riscrivere la storia di un mondo, perché come dice anche il fumettista, non è la fine del mondo, è la fine di un mondo, che forse è anche giusto che finisca, no? Perché ne inizi un altro. E quindi io, niente, complimenti a voi, complimenti a tutti. Molto interessante Guidetti, l'ecologo, molto. C'è questa intervista in cui lui dice nulla in contrario con il Ministero della Transizione Ecologica, salvo che non deve servire ad eliminare quello del Ministero dell'Ambiente, perché il Ministero dell'Ambiente è quello che pone alcune asticelle oltre le quali non si può e non si deve andare. Quindi anche lui dice attenzione. Attenzione, attenzione anche alla divulgazione. Ecco, secondo me noi facciamo una divulgazione di grandissima qualità, e questo è un grande pregio di Ossigeno. E uno degli editori, Giuseppe Civati, lo dice, cioè non, forse non ci siamo neanche resi conto di quanto è questo nome dato alla rivista. Ed in effetti Ossigeno forse rende l'idea di quanto sia, diciamo, curato e importante, quanto siano curate importanti queste pagine. Insomma, questa è un po' la mia impressione su questo numero. Non che gli altri non fossero ugualmente curati, ma devo dire complimenti. Cioè, questo numero scorre, è bello, parla di una lingua nuova, di una lingua possibile, svela alcuni inganni, lo fa in maniera però, io lo dico, creativa, perché non distrugge, ma l'ho detto dal primo numero, Ossigeno non distrugge mai, costruisce. Cioè, al limite
svela la negazione, ma poi costruisce il suo pezzetto di realtà nuova. E questo, secondo me, è molto, molto importante oggi. Ecco. Sì, io aggiungerei che senza nascondersi dietro un dito, che non sarebbe giusto, questa è anche una rivista da un certo punto di vista politica. Cioè, è Sì. una rivista che parte da alcune posizioni, una volta si diceva da una linea editoriale, sicuramente da alcune posizioni che poi sono quelle che caratterizzano anche un po' tutto il lavoro di People, anche nella saggistica. Non siamo neutrali, non pretendiamo di esserlo, abbiamo un nostro punto di vista, anche se siamo, come dire, disponibili a metterlo in discussione e soprattutto ci interessa approfondirlo e confrontarci con altri. Rispondo a chi ha lasciato il commento sull'articolo riguardante il nucleare, appunto l'intervista a Pio De Miglia. Beh, intanto è un'intervista, quindi quello che viene riportata è l'opinione di quello che è sicuramente il giornalista italiano esperto in cose giapponesi più importante che ci sia, ma in ogni caso uno dei più importanti del mondo, cosa che gli viene riconosciuta. È certamente il giornalista, uno dei o il giornalista in assoluto che più si è occupato dell'incidente di Fukushima da 10 anni a questa parte, con un libro, un documentario di cui è protagonista che racconta la sua indagine, il suo percorso. È una persona che ci dà un parere, non, secondo me, io mi aspettavo un parere anche più duro, ma tutto sommato è abbastanza disincantato Assolutamente. nella. Vero, cioè non c'è nessuna esagerazione, nessuna iperbole nelle cose che dice. Lui fa semplicemente la cronaca di quello che è successo e di quello che secondo lui succederà No. E poi in Giappone. dice solo che è una soluzione vecchia e che ce ne sono di nuove, che sarebbe assurdo perseguire una roba vecchia e secondo me sta molto nelle cose, nella realtà. Cioè, anche perché sulla base di un'economia circolare non esiste un nucleare pulito, perché cioè, qual è il modo per riciclare o riconvertire le scorte nucleari? Non esiste, non so. Quindi, poverino, cioè, è stato bravissimo, pulitissimo, obiettivo. Cioè, scusate, poverino, non volevo dire. Cioè. No, ma infatti ci scrivono, Yamatologo non è esperto di fisica nucleare, ma infatti nessuno pretendeva, noi non siamo una rivista tecnico-scientifica, quindi nessuno pretendeva di entrare nel dettaglio, però siccome la scelta la fa la politica alla fine, in questo caso stiamo parlando di un paese a fortissimo rischio sismico, con un sacco di altri problemi, e in cui il nucleare non è stato scelto per ragioni neanche tecniche, ma per ragioni economiche, quindi la scienza c'entra in un certo caso, ma come si vede poi anche leggendo l'articolo, ma anche seguendo il dibattito, non so se poi Jennifer è d'accordo, perché il nucleare è un tema che è rispuntato anche in Italia di recente e rispunta carsicamente. Adesso Jennifer sei la più giovane tra di noi, ma ti assicuro che man mano che passano gli anni vedrai che Ma torna su come una peperonata. ne ho già avuto modo, perché tra Fukushima, l'anniversario di Chernobyl, c'è una cosa di cui comunque si torna molte volte, e quindi su cui anche io, tra l'altro, faccio, diciamo, fatica a capire tutte le ragioni della scienza. Ho trovato comunque interessante l'intervista ad Emilia, proprio perché ci racconta una realtà personalmente per me lontanissima, e nonostante avessi comunque il ricordo di Fukushima, però ci racconta quello che è accaduto, cioè la reazione di un paese, o meglio la non reazione, questo è stato molto interessante perché effettivamente. Il modo in cui è stato raccontato questo avvenimento da noi all'epoca e in occasione dell'anniversario è molto diverso da quello che lui ha Beh, sì. avuto modo di vedere in Giappone. Forse questa è ancora la parte più interessante rispetto a cioè nucleare sì, nucleare no, almeno dal mio punto di vista personale, per il mio interesse. Certo, perché poi la percezione, questo vale per qualsiasi argomento
di questo numero, di numeri successivi, di numeri precedenti o di qualsiasi cosa possiamo parlare. La percezione, specialmente in una società molto mediatizzata, alla fine conta più di quasi qualsiasi cosa, no? Sì. Però vedete, è anche molto attuale il suo pezzo, perché da una parte descrive questa impossibilità di parlarne ancora oggi in Giappone, no? Lo dice apertamente. Dall'altra, se pensiamo al pezzo di Bonaccorsi, in realtà è attuale il tema del nucleare, perché stanno provando in qualche modo a reintrodurlo, un nucleare pubblico, e lui distingue, dice che il pubblico sarebbe senz'altro, se proprio bisogna tornare a un nucleare pubblico, e la motivazione, ahimè, che c'è dietro è sempre e solo economica, e quindi questa ovviamente dobbiamo combatterla. Perché appunto invece in un'ottica di economia circolare non esiste un nucleare pulito di quarto di quinto, perché le scorie non le metti da nessuna parte, non hanno ancora scoperto un modo per smaltire le scorie nucleari, e quindi mi sembrava invece molto importante parlarne in un numero sull'ambiente, Ecco, secondo me. ma io invece, siccome hai citato l'articolo di Bonaccorsi, l'omonimia non è casuale, ma ti chiederei un commento, perché ecco, se c'è un pezzo che mi ha fatto incazzare del numero è quello, perché l'articolo I trucchi della finanza green, in cui spiega la tassonomica, ovvero spiega come in sede di Commissione europea si decide che cosa è green e che cosa no, quanto le lobby influenzano questi meccanismi decisionali e come riescono a infilare delle cose tali per cui alla fine ai risparmiatori viene fatto credere di avere un portfolio di investimenti green quando invece magari stanno pagando le trivellazioni nell'Adriatico piuttosto che la raffinazione del petrolio in Arabia Saudita. Mi ha veramente fatto incazzare, cioè è il pezzo che mi ha fatto incazzare più di tutti, però voglio dire, sono cose che vanno, no? Si dovrebbero sapere di più. Sì, no, ma lì, diciamo, l'occasione è stata ladra, cioè io sentivo Bonaccorsi, poi mio fratello, urlare continuamente. Quest'estate eravamo in montagna insieme ed era sempre lì a urlare con i vari governi, francese, tedesco, eccetera. E ho capito che era arrivata la politica sulla tassonomia. La tassonomia era banalmente dal 2018 il desiderio di compilare una lista per suggerire, per creare una finanza sostenibile, cioè per garantire alle persone che vogliono e che hanno, diciamo, risorse da investire, che possano investire in aziende, in imprese sostenibili. Il problema è che finché la lista, no, ci ha raccontato Luca, è stata affidata a ricercatori e a scienziati, era una lista virtuosa e magnifica, ed era quella che loro hanno, diciamo, in qualche modo, queste famose Green Tech, 10 grandi ONG ambientaliste d'Europa hanno formato, hanno stilato, in qualche modo funzionava. Dopodiché è arrivato il Next Generation, è arrivato il Recovery Fund, è arrivata la politica, sono arrivati i soldi, e in quel momento il rischio che la tassonomia diventasse in realtà una lista finta, dipinta di verde, come si dice, no? Con questa famosa operazione di greenwashing, è diventata reale. Quello che hanno potuto fare le ONG è semplicemente minacciare di ritirare il loro nome. Loro non possono farlo nel loro nome. Hanno inzeppato questa commissione di esperti, di in realtà persone che provenivano dalle solite note, Eni, Shell. E sono state reintrodotte, tu lo sai, il gas, c'è cioè tutta una serie di cose che sono green affatto. E questo è un po' quello che ci spiega, cioè il percorso di una ricerca bellissima, di un linguaggio comune, lui dice verde, per sostenere, suggerire e creare una finanza sostenibile, e invece per arrivare a una tassonomia sfigurata, cioè ad un ingresso della politica a gamba tesa che ha distrutto e dipinto di verde una cosa che rischia di morire lì. Tanto che dice che bisognerebbe scrivere un nuovo articolo sulla creazione di una tassonomia sostenibile. Anche quello sì, veramente fa rabbia, perché
perché il mondo potrebbe girare in un altro modo, no? E perché in fondo la teoria era ottimista, se tu sai cosa è buono lo fai. Ed è la stessa cosa che dice la Levantesi, cioè le soluzioni esistono e se le persone le conoscono, le percorrono. Ora, non possiamo illustrare tutto il numero, peraltro siamo praticamente giunti alla mezz'ora, che è il termine temporale che ci diamo di solito per queste dirette. C'è molto altro, ovviamente, c'è un articolo di Davide Serafin sul costo della transizione tardiva, ovvero di cosa pagano le nazioni in cui la transizione ecologica è indietro e quindi verranno le loro economie verranno probabilmente travolte nel momento in cui cambieranno alcuni paradigmi. Lui fa l'esempio del settore automobilistico e quindi della produzione delle batterie, molto indicativo. C'è una sezione food, quindi con un reportage di Marco Mizzolo sui veleni che vengono sparsi sulla nostra agricoltura, in particolare nel territorio di cui lui si occupa da sempre come sociologo, come sindacalista e come giornalista, ovvero l'Agropontino. Sono due interviste a due chef stellati, Nico Romito e Antonia Klugman, che ci parlano un po' del ruolo dello chef anche dal punto di vista della trasmissione del sapere riguardo al cibo. Il cibo è elemento sociale, poi in Italia ha un significato particolare. Insomma, c'è molta, molta roba e per la prima volta in un anno di vita potremo presentarlo in giro. Citavo Serafin, l'altra sera eravamo ad Alessandria per la prima uscita in assoluto. Abbiamo fatto una presentazione del quarto numero di Ossigeno e del suo libro Tax the Rich in quel del chiostro del Teatro di San Francesco ad Alessandria. Poi saremo, correggetemi se dico stupidaggini, dunque saremo a Torino, ci sono ben tre giorni di People Fest. Prima ancora saremo a Senigallia, perdono, mi stavo già dicendo una stupidaggine. Senigallia il 21 con l'editore, con Pippo Civati e con Beatrice Brignone, padrona di casa. Il 22 non c'è la presentazione di Ossigeno, ma lo segnalo lo stesso perché c'è una bella cosa, si può andare a sentire Pippo che presenta la birretta, il libro che ha fatto con Willy Peyote. Il 23 io e tu e te, Ilaria, siamo a Ravenna, in sì. Quel di... È un giardino botanico che in realtà ora è diventato un laboratorio per giovani, si chiama Ubuntu e lo presentiamo insieme a te e a Rina Giorgetti, che è la presidente regionale dell'Engim. L'Engim è questa organizzazione pazzesca che in realtà forma giovani. Lei è una donna speciale, sono molto contenta e in più ci sarà un assessore all'assessore uscente all'istruzione, alle politiche europee e alle questioni di genere di Ravenna, che è una giovanissima donna straniera, nuova italiana, anzi. Infatti le ho inviato tutti i numeri, perché secondo me il secondo Black Italian Matters la farà innamorare ancora più di questo. E niente, speriamo venga bello. Il 23 bello. A Ravenna. Poi saltiamo al 30 giugno, ci sono tre giorni, dicevo, di People Fest a Torino, 30 giugno, 1 luglio e 2 luglio. Il nostro slot è il 2 luglio, ma vi consiglio ovviamente, specialmente se siete torinesi, ma insomma siete della cintura, siete piemontesi come me, di fare un salto perché ci sono un sacco di cose belle. E poi, come cantava Mina, con Jennifer ci vediamo, giusto? Il 9 luglio alla Dogana di Verona. Anche qui tre giorni consecutivi, 9, 10 e 11 luglio, un sacco di cose belle da vedere. Noi saremo sul palco appunto il 9. Stiamo cercando di organizzarne anche altre, speriamo di riuscirci. Approfittiamone finché si può. Adesso non voglio fare il gufo, quindi non dico altro. Ma insomma, ci fa piacere incontrare i nostri lettori, avere la possibilità di incontrarci anche noi, perché non è che ci siamo visti tanto nell'ultimo anno e mezzo, e presentare la rivista. Io ricordo, quarto numero di Ossigeno, previsioni del tempo, un numero, come vedete, balenottero, bello ciccio, ma anche gli altri tre numeri sono ancora super fruibili e super disponibili. Tutti e tre, tutti e quattro li trovate sullo store di People, la casa editrice, People Pub, scritto peoplepub.it, su tutti gli store ovviamente online, però se ordinate su People
magari prendete anche un altro libretto, sicuramente vi arriva un piccolo omaggio, c'è merchandising molto bello. Il l'abbonamento a 4 numeri della rivista per un anno costa 72 euro e permette di ricevere la rivista a casa con la spedizione gratuita e tracciata. E per ogni libro che ricevete ve ne arriva uno. Scusate, non sto facendo niente di strano, ma mi serve. Ok. Vi arriva anche un libro in omaggio. Per ogni numero della rivista vi arriva a casa uno dei libri di punta di People del momento, che potrebbe essere ad esempio questo libro qua, che mi è stato consegnato dalle vive mani dell'autore proprio oggi, l'ho incontrato a Torino per un piacevole pranzo di lavoro. L'ignoranza non ha mai aiutato nessuno, con prefazione di Giacomo Papi e postfazione di Fabrizio Gifuni, che io vi consiglio assolutamente di leggere. O ad esempio potrebbe capitarvi che vi arriva Sarò Bre, che è una raccolta del più grande umorista twitterologo italiano, ovvero Alessio Viola, esilarante dalla prima all'ultima pagina, un libro che vi piega a metà, così come ce ne sono altri. C'è il nuovo libro di Marco Tiberi con Emanuela Fanelli, bellissimo, una cosa da veramente da spicciarsi, se posso usare questa espressione poco elegante. Il libro di Lercio, che racconta la sua genesi, il Mockentroll, come l'hanno battezzato, insomma, parecchia, parecchia roba. Io vi ringrazio di aver partecipato, in particolare do il benvenuto di nuovo a Jennifer, sono convinto che faremo grandi cose con lei. Anch'io, grazie. E alla nostra santa direttrice che mi supporta, ci supporta, noi facciamo un trimestrale e siamo sempre in ritardo, anche facendo un trimestrale comunque arriviamo sempre impiccati con le consegne ed essenzialmente per colpa mia. Quindi, e ciò malgrado non mi uccide, quindi io la ringrazio particolarmente. Ci vediamo presto con voi, che siete collegati, con Jennifer e con Ilaria. Grazie mille. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.